Grazie, noi abbiamo presentato questa mozione ormai da molti mesi, devo dire dall'anno scorso, cercando di lanciare un po' il sasso nello stagno piuttosto fermo delle pedonalizzazioni torinesi, in quanto nonostante siano state inserite come un punto programmatico anche dalla maggioranza e nonostante l'Aula abbia già votato una mozione che diceva di proseguire con ulteriori pedonalizzazioni sia in centro che in periferia, poi di fatto è stato fatto un timido tentativo provvisorio per un weekend e poi non si è fatto ancora niente. Allora noi abbiamo sollevato il tema di Via Roma non per dimenticarci delle periferie, ma perché comunque la pedonalizzazione di Via Roma è da sempre un tema simbolico e in particolare credo che sia anche piuttosto urgente perché in particolare nel fine settimana la quantità di pedoni che passano sotto i portici di Via Roma, specialmente nel tratto più vicino a Piazza Castello, è tale che si creano anche situazioni di pericolo perché i pedoni di fatto sbordano, attraversano poi il Colosso perché sono troppi, non riescono a aspettare il verde per passare, si creano anche situazioni problematiche. La mozione è rimasta sospesa per alcune settimane in quanto volevamo giustamente audire anche i commercianti della via che sono stati auditi la scorsa settimana in terza commissione, hanno espresso le proprie osservazioni. A questo punto è stata concordata anche una modifica della mozione con il presidente Carretta della seconda commissione, quindi con la maggioranza. Quindi il nuovo testo è stato formalizzato in un emendamento che io chiederei anche di accogliere e di votare direttamente il testo coordinato, se è Bene. possibile. Sostanzialmente la proposta definitiva ovviamente è un po' meno massimalista della nostra iniziale che era di pedonalizzare via Roma tout court, ma è anche giusto farlo per gradi e sperimentare per vedere se funziona o no. E quindi sostanzialmente la nuova impegnativa prevede due punti. Il primo è quello di studiare nell'ambito di un tavolo interassessorile già esistente che coinvolge l'associazione dei commercianti, la circoscrizione e gli assessorati competenti, un piano più generale perché in effetti ha senso probabilmente valutare anche la pedonalizzazione di altre parti delle vie del centro e comunque studiare una sistemazione più generale che riguarda tutta l'area centrale. Quindi demandiamo a questo tavolo di studiare anche insieme ai commercianti della circoscrizione una proposta, poi un piano d'ambito da riportarci. Però al secondo punto invece si esprime l'impegnativa di sperimentare comunque già nei prossimi mesi, ovviamente concordandolo anche qui con gli commercianti, eccetera, ma una pedonalizzazione del primo tratto di Via Roma, quindi da Piazza Castello a Piazza San Carlo, almeno nei giorni del fine settimana, e poi valuteranno anche in sede tecnica se provare a pedonalizzarlo definitivamente. Almeno anche nei giorni della settimana, per capire ovviamente cosa succede, verificare l'impatto sul traffico, sui pedoni, sulla vita, diciamo, del centro città e capire quindi se può diventare una misura definitiva, come noi auspichiamo, perché comunque noi crediamo che anche il rilancio commerciale del centro passi da un centro più accogliente per i pedoni, perché tanto venire in macchina davanti al negozio è impossibile, già oggi in Via Roma non si parcheggia, non si può lasciare la macchina lì. Quindi comunque, secondo noi il centro deve diventare accogliente per chi viene a fare shopping con i mezzi pubblici o comunque a piedi o lasciando la macchina nei parcheggi sotterranei. E quello è il modo per rendere più competitivi anche i negozi di Via Roma, che onestamente ne hanno parecchio bisogno e che ci sembra che con l'attuale situazione non possano certo aspirare a un rilancio. Quindi ci auspichiamo in un voto favorevole dell'Aula alla mozione. Grazie.